Allora, io mi occupo della sicurezza e sto sviluppando un metodo per la determinazione di contaminanti. In particolare, in questo caso, stiamo trattando i pesticidi, perché come sappiamo sono prodotti sintetici che vengono utilizzati nelle varie derrate alimentari. Qui, andiamo ad analizzare tutti i prodotti della filiera produttiva olearia, partendo dalla materia prima che sono le olive, fino ad arrivare poi al prodotto finito che è l'olio. Mediante queste apparecchiature, tra cui vediamo cromatografia liquida accoppiata alla spettrometria di massa, in poche parole separiamo e rileviamo i nostri pesticidi. Questi nostri metodi, che abbiamo sviluppati sono dei metodi multiresiduo. Multiresiduo significa che riusciamo ad analizzare in una sola analisi più di una classe di composti. In una sola analisi possiamo andare a determinare circa dai 50-100 pesticidi alla volta, e questo fa sì che c'è una diminuzione del tempo di analisi, e questo a noi è un beneficio, è un vantaggio. Non una carta d'identità sui contaminanti, ma in realtà riusciamo a determinarli. Se c'è nel prodotto, riusciamo a rilevarli e poi anche quantificarli. Per questo possiamo dare il nostro risultato è quello di salvaguardare la salute umana, perché andiamo ad agire sulla sicurezza. Questo macchinario, che è un LC cutoff, serve per identificare le molecole costituenti qualunque alimento che può essere analizzato con lo strumento stesso. Prendiamo per esempio un olio di oliva, ne estraiamo la frazione polifenolica, dopodiché la frazione polifenolica viene identificata tramite l'ausilio di questo spettrometro di massa. Questo è in sintesi che cosa fa? La sua particolarità risiede nel fatto che ha una accuratezza tale che lo rende superiore alla maggior parte della comune strumentazione da laboratorio. L'utilità è data sostanzialmente nella velocità e nella certezza del risultato ottenibile con strumentazioni di questo tipo, tempi più brevi ed risposte più precise. Conosciamo la composizione della frazione di interesse, la composizione dell'olio, con una accuratezza che non era possibile con un semplice quadrupolo. Quindi abbiamo un dato qualitativamente e quantitativamente migliore. Questo è un naso elettronico, uno dei nostri tre nasi elettronici che abbiamo in questa stanza. La parola stessa già ci dice che cos'è, di che cosa si tratta. È un naso in realtà, funziona allo stesso modo similmente come il naso umano. In realtà, questo è un sistema biomimetico proprio perché simula quello che è il comportamento del sistema olfattivo umano. Quindi, che cosa fa? Questi campioni che sono racchiusi in queste vial, lo spazio di testa, quindi la frazione aromatica che è presente nel campione, viene spinta attraverso questi tubicini su una camera che contiene dei sensori, in particolare in questo strumento ce ne sono 12, e questi sensori danno una risposta che ci dà l'indicazione su quello che è la composizione aromatica del naso. Ci dà un'informazione globale, cioè quello che effettivamente sentirebbe il naso umano stesso. Il vantaggio nell'utilizzo di questo strumento è, oltre alla velocità di analisi, il fatto che ci consente di ottenere immediatamente dei fingerprinting che ci diano delle indicazioni generali su quello che sono le caratteristiche del campione, in questo caso dell'olio. Cioè noi possiamo rapidamente con un'analisi confrontare se un campione di olio è adulterato, se è irrancidito, se è di provenienza geografica diversa rispetto a quella che è presente in etichetta, ad esempio. Quindi se non è un campione di olio calabrese, se non è un campione di olio italiano, o anche miscelato con campioni di olio che non siano dichiarati.
Allora, questa è una elettroforesi capillare e attraverso questo strumento noi riusciamo a tracciare, a autenticare in questo caso il DNA estratto dall'olio di oliva. E in realtà quello che otteniamo sono una serie di dimensioni del DNA, del microsatelliti, che sono delle porzioni del DNA che noi amplifichiamo, sono caratteristiche per ogni specie e in questo caso noi riusciamo a, innanzitutto a tracciarlo, quindi tracciamo l'olio rispetto alla sua cultivar, quindi riusciamo a identificarlo, ma anche a valutare quelle che sono probabili operazioni fraudolente. In questo caso per esempio c'è un olio che viene dichiarato come una, proveniente da, estratto da un determinato tipo di cultivar, ma che in realtà non lo è. Questo permette anche di individuare quelle che possono essere sofisticazioni nell'ambito degli oli extravergine di oliva. Questo è uno strumento che ci permette di avere una dimensione certa della qualità e dell'origine dell'olio. Andiamo a separare, identificare e quantificare peptidi originali di oli d'oliva monovarietali e di blend. Andiamo a valutare l'autenticità di oli d'oliva monovarietali e blend e quindi risalire all'autenticità del prodotto e alla sua origine territoriale. Concretamente è possibile determinare in maniera univoca la provenienza di un olio d'oliva. Allora, nella mia postazione effettuiamo la caratterizzazione quali quantitativa delle principali biomolecole, in questo caso delle molecole polifenoliche responsabili dell'attività biologica, soprattutto dell'attività antiossidante, antinfiammatoria ed anticancerogena. In pratica le nostre molecole presenti all'interno dell'olio d'oliva sono responsabili e per questo motivo valutiamo la loro attività nei confronti di radicali liberi, a loro volta responsabili di patologie, soprattutto a livello cardiovascolare.